Prova. Nell'agosto 2018 è stato lanciato uno dei progetti di esplorazione del Sistema Solare più ambiziosi e impegnativi fino ad oggi. A bordo di un veicolo di lancio Delta IV Heavy, la Parker Solar Probe ha iniziato il suo viaggio verso la nostra stella. Esplorare il Sole più da vicino con una sonda spaziale è stato a lungo considerato impossibile, poi solo estremamente difficile, e ora, finalmente, noi umani ce l'abbiamo fatta. Le nostre tecnologie sono così avanzate che la Parker Solar Probe è teoricamente in grado di resistere alle condizioni estreme del Sole per diversi anni. Scopri in questo video se questa meraviglia della tecnologia ha davvero raggiunto la sua orbita attorno al Sole e quali dati ha fornito la sonda lungo il percorso. La sonda solare Parker prende il nome dal pioniere statunitense dell'esplorazione solare Eugene Newman Parker. La Parker Solar Probe è progettata per avvicinarsi al Sole più di qualsiasi altro oggetto creato dall'uomo. Le sonde solari sono esistite in passato. Ad esempio, le sonde Helios 1 e 2 si sono avvicinate al Sole negli anni 70, ma tutte le sonde precedenti sono state in grado di avvicinarsi alla stella luminosa solo su orbite che corrispondevano approssimativamente alla posizione di Mercurio più vicina al Sole. In media, Mercurio si avvicina entro 58 milioni di chilometri dal Sole. La Parker Solar Probe, d'altra parte, si avvicinerà al Sole entro 6 milioni di chilometri. Quindi, mentre tutte le sonde precedenti hanno osservato la nostra stella da una distanza di sicurezza, ora, per la prima volta, otterremo dati più vicini al Sole che mai. Grazie alle sonde precedenti e alle osservazioni di telescopi spaziali come Hubble, abbiamo già potuto imparare parecchio sulla natura del Sole e sull'attività solare, ma questi dati non erano abbastanza per gli scienziati. La nostra vita sulla Terra dipende dal Sole in misura così significativa che abbiamo urgentemente bisogno di saperne di più sulla nostra stella. Fenomeni come violenti brillamenti solari e tempeste di particelle che vengono scagliate dal Sole sul campo magnetico del nostro pianeta possono davvero scuotere la vita sulla Terra. In particolare le apparecchiature tecniche, l'alimentazione elettrica, la radio e i satelliti in orbita attorno alla Terra sono a rischio a causa dei violenti venti stellari. Un capolavoro di ingegneria. Fin dall'inizio era chiaro che questa sonda avrebbe dovuto essere progettata e costruita in modo completamente diverso rispetto alle sonde destinate alle missioni su Marte, Giove o nelle zone più remote del Sistema Solare. Poiché la Parker Solar Probe si avvicinerà estremamente al Sole e volerà direttamente attraverso la corona, la sonda deve affrontare temperature superiori a 1260 gradi. Per rendere tecnicamente possibile questa missione, gli esperti hanno dovuto elaborare una serie di idee. In primo luogo, la sonda necessitava di un alloggiamento in cui gli strumenti di misura altamente sensibili potessero essere alloggiati in modo sicuro e mantenere la testa fredda nonostante il calore. Oltre all'alloggiamento isolato della sonda, uno schermo solare a forma di piastra fornisce una protezione sufficiente. Lo scudo, largo circa 3 metri e spesso 18 cm, è dotato di ceramica bianca e speciali fibre di carbonio. Protegge la sonda in modo così perfetto durante tutti i passaggi ravvicinati che all'interno prevalgono solo temperature calde e accoglienti, dove gli strumenti di misurazione altamente sensibili sono ospitati. Nonostante lo scudo, i sensori e le telecamere possono vedere abbastanza lontano oltre lo scudo per fornire dati di misurazione e immagini. In questo modo la sonda solare della NASA può trascorrere diverse ore nell'ambiente inospitale della corona. Per la propulsione, la sonda utilizza celle solari. Le due celle solari primarie si trovano su due ali di celle solari montate lateralmente, che possono essere ruotate all'indietro fino a 75 gradi o addirittura ripiegate completamente per motivi di sicurezza quando ci si avvicina al Sole. Dopo aver attraversato la zona calda, la sonda si allontana nuovamente dalla zona di pericolo a velocità che vanno fino a 585 km orari. Si raffredda, utilizza questo tempo per altri compiti scientifici e si avvicina nuovamente alla corona poche settimane o mesi dopo. Questo gioco di avvicinamento e ritiro per l'osservazione si ripeterà più volte fino al 2025. Questo è quanto tempo gli esperti della NASA hanno fissato per la durata della missione. Successivamente non vi è più alcuna garanzia che la sonda continui a funzionare. La Parker Solar Probe ha già fatto scalpore al suo lancio. Il direttore scientifico della missione, l'astrofisico Noor Roafi, della Johns Hopkins University di Washington DC, ha commentato il lancio alla televisione americana con le parole «un sogno che si avvera».
Ora vediamo fino a che punto questo sogno si realizzerà nell'ulteriore corso della missione. I segreti del Sole. Il nostro Sole è prima di tutto un'enorme palla di plasma caldo, tenuta insieme solo dalla sua stessa gravità, senza una superficie solida. Dove la nostra Terra ha una troposfera, una stratosfera e una mesosfera, il Sole ha una fotosfera, una cromosfera e una corona. Nella fotosfera, lo strato più visibile all'occhio umano, le temperature sono di circa 6204 gradi nella parte inferiore e fresca, fino a 6700 gradi nella parte superiore. Questi valori all'inizio non sono così straordinari e corrispondono approssimativamente alle temperature raggiunte durante la saldatura o in presenza di fulmini. Il vero mistero solare è lo strato più esterno dell'atmosfera, la corona. Qui, a circa 2100 km sopra la fotosfera, le temperature del Sole raggiungono i 500.000 gradi, e quindi 80 volte di più dei valori determinati nella fotosfera. Potresti conoscere questo effetto da una candela, dove l'aria, a circa un centimetro sopra la fiamma visibile, è molto più calda che all'interno della fiamma stessa. A questo punto dobbiamo ovviamente sconsigliarti vivamente di testarlo infilando il dito nella fiamma di una candela. Puoi verificarlo in modo molto più sicuro osservando quanto velocemente una scintilla si accende quando la tieni al centro della fiamma e quanto velocemente la scintilla prende fuoco quando la tieni sopra la candela. Nonostante questa somiglianza, le dimensioni, le distanze e le grandezze coinvolte nell'effetto del calore nella corona solare sono molto diverse. Ai ricercatori piace confrontare questo tipo di differenza di temperatura con il modo in cui un falò diventa più caldo man mano che ti allontani da esso. Presumibilmente questo strano sviluppo di temperatura è dovuto al materiale solare caldo che sale dallo strato di plasma nelle regioni esterne del Sole e diventa estremamente riscaldato dal campo magnetico esterno del Sole. Quando questi flussi di plasma estremamente caldi sfuggono al campo gravitazionale e alla corona del Sole, il Sole espelle materiale solare caldo nello spazio a velocità di pochi milioni di chilometri all'ora. Eugene N. Parker ha dato a questo effetto il nome di vento solare nel 1959. Sulla Terra, il vento solare è responsabile delle interruzioni di corrente, delle interferenze delle onde radio, ma anche delle affascinanti aurore. Le tempeste di particelle sono talvolta più intense e talvolta meno intense. Sebbene l'estensione sia stata finora tollerabile per noi umani, i ricercatori temono che un giorno il Sole possa soffiare un megavento solare nella nostra direzione, che potrebbe causarci problemi precedentemente imprevedibili. Sono ipotizzabili scenari in cui il campo magnetico terrestre verrebbe interrotto in modo massiccio e i dispositivi di navigazione, ad esempio degli aeroplani, sarebbero fortemente disturbati. Anche gli animali migratori, come uccelli e balene, sono influenzati dai cambiamenti nel campo magnetico terrestre. Se il Sole aumenta in modo permanente la sua attività eolica, ciò potrebbe anche portare a cambiamenti climatici sulla Terra. Da quando il fenomeno è diventato noto, i ricercatori hanno monitorato la frequenza dei venti solari e la loro intensità. Nel processo sono stati in grado di osservare i cicli, che hanno portato a una certa prevedibilità dei venti solari, ma poi l'attività è aumentata in un modo che non rientrava affatto nel quadro dei dati finora ottenuti. Poco dopo, l'attività della tempesta solare si è stabilizzata in un modo altrettanto insolito, che ha lasciato i ricercatori ancora una volta perplessi. Tra le altre cose sono questi capricci del Sole e le loro origini che astronomi e fisici ora vogliono esplorare da vicino e personalmente, sul campo, attraverso la Parker Solar Probe. La Parker Solar Probe si avvicina al Sole. Il primo vero grande successo della sonda è stato il suo primo sorvolo completo della corona solare nell'aprile 2021. La corona ultrasottile è in realtà solo molto debole. Noi umani possiamo vederlo davvero bene dalla Terra solo durante le eclissi solari. Il resto del tempo la corona è offuscata dalla luminosa fotosfera. Durante il sorvolo del 28 aprile 2021, la Parker Solar Probe ha inviato alla Terra queste immagini uniche di flussi di particelle nelle sue vicinanze, misurando temperature di circa 802.204 gradi. Durante il primo passaggio ravvicinato, la sonda ha effettuato ulteriori misurazioni e poi si è allontanata dal Sole vicino dopo alcune ore. Il 21 novembre 2021 la sonda si è avvicinata al Sole a una distanza minima di 8.542.587 km. Nel processo la sonda è stata in grado di registrare per la prima volta serpentine uniche del vento solare. Questi flussi di plasma a forma di S, noti anche come tornanti, girano verso il Sole ancora una volta nel loro viaggio nello spazio. Quindi si agganciano di nuovo e volano nello spazio come vento solare.
La sonda Parker è stata la prima a risalire la sua origine sulla superficie visibile del Sole. Quando il calore sale attraverso il Sole, queste celle di convezione si agitano, creando imbuti di energia magnetica. Le onde a forma di S dei tornanti sono già formate negli imbuti da effetti di feedback. Quindi mantengono la loro espansione ondulatoria fino a quando non volano nello spazio. La missione è già un completo successo. Per la scienza, i fly-through della Parker Solar Probe finora e i dati di misurazione ottenuti rappresentano una pietra miliare nell'esplorazione solare. Gli esseri umani hanno lavorato per quasi 60 anni per rendere possibile questo momento. Una persona particolarmente soddisfatta di questo successo era ovviamente l'omonimo della sonda. In una delle sue ultime interviste, Eugene N. Parker ha espresso il suo entusiasmo per i successi finora ottenuti dalla missione. Sfortunatamente il grande scienziato non vivrà abbastanza per vedere i voli in arrivo. È morto nel marzo 2022 all'età di 94 anni. Quindi speriamo che questo piccolo viaggio al Sole vi sia piaciuto e siate riusciti a portare via alcune nuove, affascinanti impressioni della nostra stella di casa. Alla fine del video dici cosa ne pensi dell'esplorazione solare. Pensi anche che sia di grande importanza per noi saperne di più sui venti solari o ti fidi ciecamente del Sole e pensi che tutto funzionerà? Fatecelo sapere!